Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Horizon Forbidden West. Oggi vedremo di completare il calderone K, che si trova esattamente a sinistra del bastione, nelle terre innevate. Questo è l'ultimo calderone che ci serve, gli altri li abbiamo fatti tutti quanti, ed è anche il calderone più difficile, sia in termini di puzzle che in termini di difficoltà. Però sblocchiamo l'override delle macchine grosse. Tra l'altro è pure difeso da una macchina grossa, il guscio atroce, che secondo me è la seconda macchina più forte del gioco. Devo trovare un sistema migliore per farlo. Detto tutto ciò, scendiamo giù. L'ambientazione è sottomarina. Si entra da qua sotto. E proprio all'entrata c'è il Cheller Morse, vedete ragazzi? Lo potete fare, dovete salire sopra, solo che è parecchio difficile perché ci sono pochissimi pezzettini di terra dove potete scoccare le frecce, quindi noi evitiamo direttamente e andiamo giù. Facciamo l'override di questo. Entriamo nel calderone. Tra l'altro fra pochi giorni dovrebbe anche uscire la versione per PC di questo qua, che la compriamo sicuramente, perché ragazzi io col controller sono una super pippa. Forse sono due anni che sto giocando un po' di più col controller, però veramente non ci riesco a mirare. Per il resto è meglio, ma mirare è proprio, sono pessimo ragazzi, pessimo. E fortunatamente in questo gioco per PlayStation 5 si può utilizzare il giroscopio, altrimenti non sarei proprio stato capace di mirare. Tra le altre cose abbiamo la mira assistita, quella predefinita, non quella alta. Però se lo metto a no, non ci riesco a essere così preciso. Detto tutto ciò, vediamo il primo puzzle. Qui ci sono delle ventole che creano una specie di vortice. E Aloy ci ha fatto prontamente notare. Calderone K. Allora, là c'è una scatola, là c'è una sbarra. Ce la tiriamo. Ce lo dice pure Aloy, tra le altre cose. La mettiamo là sotto. Così ci dovrei arrivare. Però questo qua è super barbatrucco che non funziona. Devo trovare un altro sistema. Ma quale? Allora, se vedete, lì ci sta un altro passaggio, vedete? Solo che non ci arriviamo, dobbiamo mettere la cassa là sotto. Perché in questo gioco queste casse qui galleggiano. Oh, tra l'altro sono anche venuto preparato questa volta. Credo che ho fatto tutte le frecce. Arrivano! Quelli là, se non ci avviciniamo, ragazzi, non si avvicinano, perché quelli sono dei nemici che buffano, delle macchine che buffano le altre macchine. Quindi se li facciamo tipo così, dovremmo farle con pochi colpi. Tra l'altro se li prendiamo sotto al ventre, stiamo però stando lontanissimo, non ci riusciamo mai. Ecco. Pure la coda dovrebbe essere un punto abbastanza debole, solo che da qua non la pigliamo. Questo qua è il sistema più semplice per farle, sicuramente. Congeliamo. Devo permettere. Oh, l'abbiamo presa. Coda. Non l'alzo più, credo, la coda. Allora, diamolo da dentro e dovrebbe morire. È stato bello. Bene, ora pensiamo a uscire da qui. Qui facciamo le frecce. Perché ci dà ancora giallo, però? Che strano. Vabbè, forse sarà un'altra macchina che sta da qualche altra parte. Perché qua comunque, vedete, c'è questa specie di scudo. Può darsi che qua dietro ci sia qualche altra macchina, che dopo facciamo il giro. Perché capire come è fatta la conformazione del calderone è parecchio difficile. Scusate, io non ci riesco. Ok, mettiamo la cassa all'interno del vortice qua. Saliamo pure noi. Trascina la cassa. Montando sulla cassa potrai farmi portare alla sbarra dalla corrente. Ok, Aloy, ti piace il nuovo vestito? Lo dobbiamo potenziare, ragazzi. Torniamo. Ecco fatto! Qua non ci sta niente. C'è lo scudo. Dobbiamo andare da questa parte. Ho avuto un momento di smarrimento, ragazzi. Quello si passava esattamente da qua, dove è caduto il pezzo. Ok. La pianta la lasciamo, tanto siamo pieni. Scendiamo per qua sotto. Ok.
Qui dietro ci dovrebbe essere una cassa. Strappiamo il passaggio. Mettiamoci qua. Tra l'altro finalmente Aloy con questo vestito qua, cioè le scarpe un poco meglio, non tiene più le pantofole. Ta-da! E quello è il boss del calderone, ragazzi. Quello là è Lapis Alpha, però, che è tosto. E qua stanno i fratelli. Mamma mia, sti cosi. Ma... quello è un punto debole, però non l'abbiamo preso. Mi sembra Copisacca si chiama, no? Non mi ricordo come si chiama. Morto. Chissà se dopo lo troviamo. Abbiamo shottati, ragazzi, siamo avanti. Planerò fino alla piattaforma. Planiamo fino alla piattaforma. Non di nuovo. Ora devo tornare su quella piattaforma. Cioè, è successo 2 minuti fa, la stessa cosa. Certo, se lo volevano sparagnare. Dovevano fare in modo, che ne so, che uno doveva andare direttamente là sotto. Adesso un altro fratello. La terra, questo è cartuccio sonora, ragazzi, si prende con mirando alla componente che le tengono nel petto. Adesso pure il croc, facciamo il foraterra prima che viene il croc. Proviamo. Ci ho visto quello pure un mezzo punto da debole, però vigore esaurito. Ah, vediamo un secondo. È morto? È morto. Il croc dove sta? Sta proprio qua dietro, vedete? Allora, ragazzi, per fare il croc, come facciamo così? Lo congeliamo. Qui sotto non c'è molto spazio per... una freccia alla volta. Meglio fare attenzione intorno a quel cener morso. Così prendiamo un po' di vigore. Due. Usiamo questo... questo pilastro a nostro vantaggio. Lo prendiamo là sopra. Cerchiamo di farlo pure senza fargli il coprisacca. La tiene un sacco di punti deboli. Eccoli qua. Un colpo. E anche il cielo del morso è andato. No. Ragazzi, questo tiene pure il coprisacca di cielo del morso, che serve per gli aggiornamenti. Andiamolo a prendere un secondo. Guarda quest'altro. Ma non sapevi morire. Cosa di pazzi. Attenzione, c'è il morso. Vedete, ci dà pure il coprisacca di cenere morso, che questo qua è un corso che ci serve per gli aggiornamenti. I pesci non ce ne stanno qua dentro, vero? Non c'è nessuno. Qua, saliamo su. C'è questo pezzo, tanica dispersione. Questo non ci serve. Ok. Poi andiamo dalla parte dove stava il cenere morso, che è lasciando qua. Un'altra tanica dispersione. Lo facciamo malissimo quando lo diamo nelle taniche di espressione, cioè nel morso. Allora, ragazzi, vedete che c'è cosa per fare l'override? Là ci sarà anche un complesso sistema di appigli che ci porta fino là sopra. Dobbiamo fare esattamente questo. Potrei arrampicarmi qui. Pop, pop, pop. Sembra una specie di cancello. A cosa potrà servire? Poi lo scopriamo. Allora, una cosa, ricordiamoci che... anzi, però, vediamola adesso, ragazzi, ci dobbiamo ricordare. Che i nostri abiti sono incredibilmente deboli al ghiaccio e al plasma. Li dobbiamo assolutamente evitare. Se ci sarà un nemico che ci colpisce molto spesso con il ghiaccio e il plasma, dobbiamo assolutamente cambiare abiti, eh? Però moriamo, sicuro. Oppure bisogna abbassare la difficoltà. Ok. E poi un'altra cosa, dobbiamo mettere i punti abilità alla fine della puntata, perché noi ci dimentichiamo sempre. Ma per cosa, mi chiedo? Allora, questa è una pompa idraulica. Facciamo le frecce. Carichiamo un po' di frecce. Che adesso sicuramente escono un po' di macchine. Allora, quello che dobbiamo fare, dobbiamo salire là sopra. Dove stanno le macchine?
Morta? Oh, è morta. Oh, l'abbiamo shottata. Posso usarli per salire. Devo solo ancora questo. Incredibile. Ok. Non le prendiamo le erbe medicinali se non ci servono, perché dopo ci potrebbero servire, eh. Bene. Meglio così che arrampicarsi. Ah, ok. Ma altri forse non erano a numero. Cartucce di foraterra l'abbiamo tolta. Muri. Vediamocela pure a questa se ci riusciamo. Ci siamo riusciti. Criticozzo. Ah, così spareniamo anche delle frecce. Il criticozzo è veramente buono. Questo è un vero peccato che in questo Horizon qua le frecce lancia, direi, non si può usare in maniera efficace come nel primo. Ok ragazzi, qui dobbiamo... Si esce da quella parte, vedete? Là sopra. Però per adesso il gioco non ce lo fa capire. Questo passo qui, in live, è stato veramente tosto. Siamo stati mezz'ora per cercare di capire come fare. Comunque, facendo il ride su questo dispositivo, riusciamo a innalzare il livello dell'acqua. Saltiamo là sopra. Anzi, guardate qua, questi sono i pilastri. E dove sta? E qua sopra ci sta quel pezzo là che per adesso non ci possiamo aggrappare. Questo è un barbatrucco che mi ha fatto venire il dubbio che mi ero rincoglionito. Aspetta, qua ci sarà qualche altro nemico. Questo passo potrò raggiungere quegli override nuotando. Se riuscirò a tornare al nucleo. Ce ne sarà pure un altro. Oh! Mi hai preso alla sprovvista, incredibile. Qua. Avete capito a questo? Stava caricando l'attacco. Sta bestia di foraterra. Attenzione, dice anche una cassa gialla. Ritorniamo indietro. Calderone K. Come quello di Men in Black. Ok. Vi ho fatto vedere anche l'appiglio che non ci stava. Saliamo qua sopra. Allora, riesci a salire qua sopra. In realtà avrebbe dovuto fare il salto prima. Però non so perché non c'è riuscito. Ok. Adesso questa cassa qua la stacchiamo. Infatti secondo me questo puzzle l'ho fatto un po' male, perché non c'è nessun reale motivo apparente di alzare l'acqua e poi salire qua sopra. Questo fortunatamente non si rompe, perché sennò non potevamo finire il calderone. Infatti è questo che ci ha fatto perdere un sacco di tempo cercando, cioè mi stavo scervellando proprio per capire come fare a uscire da quell'altra parte. Comunque, mica escono ancora fuori la terra. No. Un altro di questi. Forse un altro verrà. Il livello dell'acqua come prima. Ma soprattutto perché quel punto non era attivo prima. Ok. Adesso dobbiamo ritornare esattamente dove stavamo prima, perché dobbiamo mettere la cassa che tenevamo là sotto. Solo che la cassa che tenevamo sta esattamente là. E adesso che si è innalzato il livello dell'acqua, si è fermata. Non si può far uscire. Però sì, la tiriamo esattamente in questa specie di alloggiamento che vedete. L'hanno messo apposta. Dovrò arrivare a quella sbarra in un altro modo. Poi scendiamo giù, al piano di sotto, facciamo riabbassare il livello dell'acqua. Questo serve ad abbassare l'acqua. Potrebbe aiutarmi con quella cassa. Ok. Ragazzi, quello veramente bisogna fare così. Ok. Vedete, la cassa si abbassa, però adesso rimane dentro l'acqua. E soprattutto qua sopra, adesso quel coso là è attivo. Quello è un barbatrucco, non so perché non l'hanno fatto, non l'hanno reso attivo anche prima. Secondo me questa parte qua è fatta un poco male. Ora ci dobbiamo tirare un attimo questo coso qui dalla parte nostra. Vediamo se ci usciamo.
Forse viene per di qua? Vediamo. Okay, giusto, giusto. Perfetto. Allora, se si vede da lontano, adesso siamo proprio sotto la scaletta che dobbiamo utilizzare per salire. Ora vi faccio vedere. Non è secondo altri fratelli, vero? Allora, là c'è la scaletta. Abbiamo detto, vedete, dentro a quell'anfratto, un'insenatura, c'è esattamente la scatola. Sbagliato! Speriamo bene. Dove stava la scatola? L'ho persa. Eccola là. Vabbè, tanto quella non si muove, ragazzi. Questo è tranquillo. Allora, adesso viene un passaggio abbastanza complicato, però cerchiamo di farlo bene. Ora posso salire sulla cassa e andarmene da qui. Saliamo sulla cassa e ci andiamo da qui. Ragazzi, questo qua c'è un mastino, un rovistatore, uno spazzino, non mi ricordo che roba è. Che ci fa i danni a plasma, che è il tizio che sta là sopra. Quindi mo utilizziamo il super criticozzo e dobbiamo dare a quello, ragazzi, lo dobbiamo shottare. Ok, poi non abbiamo le frecce, poi ci sono due granchi, prendiamo quello, lo diamo nello scudo là, nello scudo là, togliamo lo scudo, poi la folgore, la folgore. Non la vedo più la folgore. Ecco là. Mannaggia la miseria quando ci ha fatto. Però ci avevamo tolto la folgore. E poi lo diamo nell'occhio. Come mai c'è ancora lo scudo? Oh, hanno chiamato rinforzi. Abbassati, abbassati. Questo è buono che è venuto qua. Perché adesso muore. Ok, ci sta sicuramente ancora un altro. C'è il buffatore più quello là. Ok. Dove sta il... Dove sta quello là che buffa? Ah. Eppure buffa, l'ha pure buffato già. Diamolo sulla coda. Ok. Questo è venuto qua, ce ne dobbiamo andare, ragazzi, ce ne dobbiamo andare velocemente. Ok, facciamo le frecce intanto, recuperiamo pure un po' di vigore. Ma questo qua gli dobbiamo fare semplicemente lo scudo e la folgore. E possiamo utilizzare questo pezzo qua per uno, quello è lo scudo. L'abbiamo dato. Fermo. Quella è la folgore. Dove sta? L'abbiamo dato? Ok, l'abbiamo dato. Adesso lo possiamo andare in quest'occhio qua. Perché come tutti i granchi, se gli togliete le chele e le zampe, poi diventano inoffensivi. Pure il muso lungo. Questo. Solo l'unica cosa strana, ragazzi, è che il primo granchio ero ragionevolmente certo di avergli fatto, bisogna stare un po' più attenti, di avergli fatto i generatori di scudi. E poi una cosa importantissima, ragazzi, adesso è il momento che bisogna portare le cure al massimo, perché dobbiamo affrontare il boss finale, che è veramente tosto. Quello è Lapis Alpha e credo pure di livello molto alto. Ci mancherà ancora un po' di... qua, uno. Ci manca ancora giusto giusto un'altra cura e poi siamo al massimo. Questo è il rovistatore. Facciamo le frecce pure. Questo è lo scudo. No, non gli abbiamo fatto lo scudo a questo. Mannaggia, mi sembra, mannaggia. Questa è la vecchiaia, ragazzi. Ok.
Dobbiamo salire là sopra. Usiamo la cassa. Aspetta, quando mettiamo anche le pozioni, però. Pozione curativa media. Ah, boh, sopra sempre ci sta un'altra medicina. Tiriamo questo. Lo mettiamo là sotto. Se fa un'altra volta l'animazione che si rompe la sbarra là per salire, disinstalliamo il gioco. Sto scherzando. Ok. Da qui posso arrampicarmi. Questo è lo spazzino. Questo qua ci faceva danni al plasma. Infatti c'è la plasmatica di spazzino. E questo qui ci permette di riempire al massimo le nostre cure. Andiamo qua. Da qui posso. Aspettiamo il prossimo pullman. Ragazzi, là ci siamo dimenticati un pezzo. Questo è il foraterra che stava soprattutto, che non è proprio sceso in campo. Vabbè, non lo prendiamo. Però possiamo fare le frecce. Queste le facciamo. Queste congelanti saranno importantissime nello scontro. E queste qua pure sono importanti. Dopo le carichiamo prima nello scontro, Ah, questa è nuova. Il calderone sta finendo la costruzione. Devo raggiungere il nucleo. Alla svelta. Quel fratello lo facciamo con il colpo dall'alto. Dovremmo riuscirci. Andiamo. Colpo dall'alto. Ok. Allora, poi un'altra cosa importante. Facciamo le frecce. Tre frecce qua. Tre frecce qua. Ne ho messe tre. E adesso è arrivato il momento che tutti quanti stavano aspettando. Ancora no. Prendiamo un attimo questa cosa. Andiamo per di qua. Cure siamo al massimo, no? Prendiamo pure questo. Override. E quello è l'apis, ragazzi. Tutta quest'acqua. Devo sbrigarmi. Adesso dobbiamo far abbassare l'acqua. Dobbiamo ritornare nel posto dove c'erano le pompe. Solo che non ci dobbiamo far vedere dall'apis per ovvi motivi. Però l'apis non ci dovrebbe vedere. La cosa non mi lascerà avvicinare al nucleo. Siamoci dietro. Il livello dell'acqua. Così avrò qualche possibilità in più. L'apis. Questo, aspetta, ma se facciamo così questo qua? Mettiamolo direttamente. Aspetta, se facciamo così. Le battute di vampa. Abbiamo perso. Coda. Devo tornare nella stanza di prima. Non sono riuscito a metterlo. L'acqua qui dentro. Ci dobbiamo mettere il disco, ragazzi. È il primo pezzo che dobbiamo togliere. Questo qua è tosto, ragazzi. Potremmo pure morire, eh. Allora, vai, allora, vai. Override. Qua ci vuole un sacco di concentrazione. Qua. Rieccomi qua. I nodi in questa zona mi aiuteranno ad abbassare il livello. Qui siamo nella stessa stanza dove stavamo prima. Per liberarsi di quella macchina. Dove c'erano i due override, uno che faceva salire e l'altro che faceva scendere l'acqua. È questo qui. Facciamo abbassare il livello dell'acqua. E adesso siamo noi contro l'apis. Allora ragazzi, per fare l'apis la cosa più importante è che dobbiamo fare il disco sulle spalle, perché quel disco là, se c'è, sta pure la cassa lì, vedete? Perché quello là ci salta addosso l'apis, se tiene pure il disco attivo è finita, è assolutamente finita. Le frecce le teniamo caricate tutte quante, queste qua. Questo qua. E poi lo dobbiamo sempre congelare, perché così facciamo più danno. Adesso si fa come dico io. Ecco, quindi la prima cosa da fare è evidenziare il disco. Poi se ci riusciamo facciamo staccare pure la coda. Ci siamo! Disco. Questo là. Lo congeliamo. Andiamo nel disco se possiamo.
con tutta la nostra forza, ragazzi. Non ci siamo mai troppo sotto, però, all'Apis, eh. Abbiamo fatto questo disco potente. Già l'ha azionato, siamo morti. Togli lo sto disco potente, dai. Niente. Vedete? Quando è così, ragazzi, è un casino. Perché il disco ci continua a fare. Cioè, dobbiamo solamente cercare di allontanarci e continuare a fare il disco. Ma che non si stacca. Dobbiamo ricominciare. L'abbiamo staccato? Credo che l'abbiamo staccato. Mamma mia, lascia fare. Adesso lo ricongeliamo. Lo ricongeliamo. Lo riprendiamo con il focus, così rimettiamo i punti deboli. E lo diamo dentro i punti deboli. Però dobbiamo rifare le frecce, perché per fare questo disco ci abbiamo messo un po' troppi colpi. Se lo date nel collo, ragazzi, lo fate male, eh? Vede, si stordisce pure un secondo. Troppo presto ho saltato. Anche questa volta. Aspetta, ragazzi, dobbiamo fare un poco meglio. Come siamo messi? L'Apis non è congelato, lo congeliamo. Questo qua ce li butta addosso, sono solamente due. Lo ricongeliamo. Ok. Ragazzi, pure quando è così, ricongeliamolo sempre. Teoricamente ci potremmo staccare pure la coda, però non so se è il caso. Vediamo se ci riusciamo. Non ci riusciamo. Andiamo sempre dentro al collo. Dentro al collo, che è un punto debole. Lo ricongeliamo. Diamolo stavolta sotto. Se ci riusciamo a fare così, riusciamo a mettere il critico. E lo facciamo con la freccia di precisione. Ok, andiamo esattamente qua, poi ci fermiamo là, lo facciamo proprio tanto male. Secondo me però dovremmo continuare a congelarlo, ragazzi. Sì, congeliamo. Ecco. E poi un ultimo criticozzo là. No, un ultimo criticozzo, fatelo fare. Aspetta, dove sta? Un punto di... Ah, boh. Ok. È uguale. Pensiamo agli override. Perfetto. No, pensiamo... Dobbiamo prendere questo qua. Non gli abbiamo fatto saltare in aria la coda, però, ragazzi. Siamo scarsi. Scarsismo senza limitismo. Ok. Mamma mia. Abbiamo cannato gli ultimi due colpi, proprio come i nabbi che siamo. Che sono. Questo prendiamo. Quello lì pure è un altro contenitore di risorse, se non mi sbaglio. Vediamo di che colore è. Giallo. Cazzo. Oggetti di valore, due lingotti, ragazzi. Ok, è arrivato il momento di fare l'override finale al nucleo del calderone. Potrò eseguire override sulle macchine che incontro. Il problema è che l'override di queste macchine qua, per sbloccarlo definitivamente alla base, ci costa i pezzi per gli aggiornamenti delle armi. Spezzaroccia, spaccaonde, Lapis, Tremorzanna, Avis Tempesta, altri override da ripristinare, Divoratuono, Aspidente, Alla Bestia. Questi qua sono tutti quanti fattibili. Spino Morte, questo è tosto, ragazzi. È proprio tosto. Il guscio atroce? Forse già ce l'avevamo, sì. Il guscio atroce.
Gusciatruce. Ok, teoricamente adesso dovremmo uscire esattamente nel posto in cui siamo entrati. Dal posto in cui siamo entrati. Qui, ricordate che c'era il crocco. Adesso non ci sto più. Vedete, se volevate fare il crocco, avevate accesso a quella roccia lì e a quella roccia lì. È un casino fare il crocco. Pure a quella di fronte, però è veramente un casino. Usciamo un attimo a nuoto. Ci servono due nemici primari di una bestia e uno squarciamento elementare alfa. Squarciamento, quello è difficilissimo, questo squarciamento elementare alfa, perché alfa non escono sempre. Se vai in un punto dove stanno un sacco di squarciamento, non è detto che ci sia, e se c'è, non è detto che ti droppi il pezzo. E se metti a facile, manco serve. Perché non è che ne escono di più. Vedete ragazzi, il guscio atroce e le altre, ma che bello però, guardate questo. Oh, ci fermiamo qua, facciamo questa aragosta. Questo pelicano, o gabbiano, non so che vabbè, qualcosa. Che stanno proprio così. Facciamo pure quell'altro, pelicano. Ragazzi, questo posto è bellissimo. Anzi, questo qua, sapete che vi dico? Adesso facciamo esattamente così. Mettiamo in modalità foto. Così ci facciamo lo screenshot della puntata. Facciamo un poco più così. Che è proprio bello. No, no, è il pellicano morto. Qua doveva morire. Non va bene. Vabbè, facciamo così. Poi dopo lo sposto un po' qua lui. Noi, intanto, ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo Let's Play di Horizon Forbidden West. Non so esattamente che cosa facciamo, molto probabilmente non facciamo questo qui, però o facciamo le fosse oppure facciamo un paio di missioni secondarie. Per esempio ci sono questa qua che non abbiamo fatta, ci sono diverse missioni secondarie che non abbiamo fatto, oppure possiamo fare queste qua di Las Vegas, perché Las Vegas mi sembra che ce ne stavano due che ancora le dobbiamo finire, e queste qui di Badossa Meccanica le facciamo credo alla fine, ragazzi. Detto tutto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Horizon Forbidden West. Ciao!